Cari amici sportivi, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento del sabato con il TMV News. Naturalmente ci concentreremo sulle partite in programma domani e lo faremo subito con il direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini, che è già in collegamento con noi. Buonasera direttore, ben ritrovato perché da un po' mancava questo appuntamento con te. Ciao, buonasera a tutti, eccomi qua Lorenzo, ma insomma torneremo a frequentarci televisivamente sicuramente molto presto. Ti è mancato comunque questo appuntamento del sabato? Mi è mancato l'appuntamento col sabato, non te, perché ci siamo sentiti mille volte, quindi diciamo da questo punto di vista ero tranquillo. Ti chiedo subito, a proposito delle partite di domani, di Milan-Cagliari, con il Milan che ha destato una buona impressione all'esordio con la Samp, il Cagliari invece ha lasciato qualche dubbio perché addirittura era finito sotto di due gol contro lo Spezia, poi è stato capace di recuperare e di sfiorare anche la vittoria. Ma il Milan a me piace molto come squadra, secondo me è anche un po' sottovalutata per quello che ha fatto nel mercato, credo che abbia fatto delle buone operazioni dal punto di vista proprio economico, ma anche tecnico, perché sono arrivati giocatori importanti, hanno rafforzato un po' tutti i settori, credo che comunque Pioli sia molto soddisfatto del lavoro che finora è stato fatto e che magari verrà completato nelle prossime ore fino alla chiusura del mercato. Quindi il Milan secondo me è vero, non è stato fortunatissimo per quanto riguarda il sorteggio del girone Champions, ma quello sapevamo, era in quarta fascia, non poteva certamente sperare in qualcosa di diverso, però il fatto di tornare in Champions League, il fatto stesso che comunque l'anno scorso è riuscito a fare un ottimo campionato con le altre squadre che secondo me non è che poi si siano così tanto rafforzate, io penso che sarà una buona stagione per il Milan, una stagione un po' anche della prova del 9 per Stefano Pioli, perché se in questa stagione Pioli riuscirà ad ottenere ancora qualcosa di più rispetto al recente passato, penso che anche qualche dubbio, no, che qualcuno ha nei suoi confronti, soprattutto sul fatto se sia o meno, no, un allenatore giusto per una squadra forte, una big del nostro campionato, e poi io sarei contento per lui di riuscisse a migliorarsi ulteriormente, magari facendo anche qualcosa di interessante in Europa. Ecco, quindi la partita non è semplice, però insomma, oggi i valori tecnici sono assolutamente diversi. Chiudo in due parole sul Cagliari. Cagliari è una squadra che sinceramente insomma ha cambiato molto, forse cambierà ancora e mi auguro che possa fare un campionato un po' più tranquillo, però ci sono tante incertezze ancora e anche la panchina di Semplici non mi sembra, no, così salda come si vuol far sembrare. Tornando al Milan, dicevi dei vari acquisti che sono stati messi a segno dai rossoneri, tra gli altri ti incuriosisce Pellegri, che è un giocatore di cui si è parlato molto bene negli anni scorsi, fin da quando aveva 15-16 anni, poi non è riuscito, almeno fino a questo momento, a mantenere le premesse. Ma io sì, sono molto incuriosito perché insomma avrà voglia sicuramente di riscatto. E poi Lorenzo, c'è un altro aspetto, giocando con Ibrahimovic e Olivier Giroud, con due giocatori di grandissima esperienza, non può che migliorare. Questo secondo me lo potrà aiutare tanto nel corso della stagione ad acquisire anche un valore diverso, una consapevolezza dei propri mezzi, perché quando poi hai comunque sia un giocatore come Ibra, chiaramente basta guardarlo in allenamento, Giroud è veramente un giocatore che comunque ha sempre dato forza alle squadre, personalità, reparto, ha segnato, non ha segnato in maniera clamorosa, però comunque sia sempre stato un riferimento. E quindi ecco, per un giovane, secondo me questi due giocatori non potranno che essere un aiuto importante. Poi molto dovrà fare lui, cioè dovrà uno guadagnarsi e cercare di guadagnarsi lo spazio, e penso che questo sicuramente succederà, e poi però dovrà fare anche qualcosa in più rispetto al recente passato, al di là di tutto quello che è stato, perché questa è una grande occasione per Pellegri e non la può certo mancare. E domani c'è anche Genoa-Napoli con la squadra di Ballardini, che è reduce da questo pesante KO con l'Inter, mentre la formazione partenopea sembra avere grandi ambizioni. Che cosa ne pensi? Sì, però devo dire anche il Genoa, no, tutto sommato, cioè subito ho visto dopo la sconfitta con l'Inter su Ballardini, no, sono cominciate a piovere delle critiche, però io ricordo sempre che Ballardini tutte le volte è stato chiamato al Genoa, tutte le volte è riuscito a salvare la squadra. Poi comunque è stato fatto anche qualche acquisto interessante, per esempio io credo che anche l'arrivo in difesa di Maksimovic non sia certamente da sottovalutare, questa secondo me a livello difensivo è un'ottima operazione. È una squadra chiaramente che spesso si costruisce all'ultimo e un allenatore non ha molta possibilità di lavorarci sopra, però ecco, non si può giudicare certamente Ballardini in senso assoluto da una partita, e comunque l'Inter ha fatto un'ottima gara. Per quanto riguarda il Napoli,
Io credo che poi anche qui in tanti, no, si aspettavano che arrivasse un grande esterno sinistro, ma il Napoli fin dall'inizio ha subito chiarito la sua posizione. La posizione era quella che non avrebbe potuto fare un investimento se non ci fosse stata prima una cessione. Questo valeva per il centrocampo, per la difesa, idem per l'attacco. Magari il Napoli pensava di vendere Fabian Ruiz a centrocampo, pensava di vendere a livello difensivo un giocatore come Koulibaly e reinvestire, no, poi per andare ad arricchire quelle zone del campo dove poteva esserci una piccola lacuna. È chiaro che a sinistra, a meno clamorosi colpi di scena, non arriverà nessuno, rimarranno in questa maniera, però io credo che tutto sommato, se guardiamo l'organico a disposizione di Spalletti, sì, ci poteva essere, no, la ciliegina dell'Emerson Palmieri di turno, ma poi se guardi la squadra, se questa resterà fino alle 20 di martedì prossimo, per me è una squadra che tranquillamente, grazie anche a Spalletti, che è un valore aggiunto importantissimo, per me può lottare per lo scudetto. Poi tutto è opinabile ovviamente nella vita e soprattutto nel mondo del calcio, però diamo anche a Spalletti il merito di poter essere un allenatore che guida questa squadra anche a lottare per lo scudetto. Che campionato ti aspetti invece da parte della Samp, che se la vedrà con il Sassuolo domani, una Samp che quest'anno è guidata da D'Aversa e che non ha cambiato moltissimo? Insomma, mi dispiace un po' per i tifosi della Sampdoria, ma immagino che ci sarà la solita sofferenza, insomma, anche se poi in realtà da quando è arrivato Ranieri la sofferenza è passata, perché ricordiamo Ranieri li ha traghettati alla salvezza e l'anno scorso è stato un campionato estremamente tranquillo. Quest'anno forse D'Aversa avrà qualche difficoltà in più, perché comunque insomma Ranieri aveva questa grande esperienza ed è riuscito anche a gestire la squadra nei momenti di difficoltà, soprattutto di fare quadrato. D'Aversa è un allenatore che a me piace e che sicuramente si è scelto la Samp perché ha avuto tanta motivazione, tanta volontà di farlo. L'organico non è eccezionale, lui lo sa, è consapevole. Però oggi insomma non vedo, no, dei traguardi clamorosamente eccezionali per la Samp e mi auguro che possa sinceramente fare qualcosa di importante, magari togliendosi qualche soddisfazione, perché poi se ci pensi bene, Lorenzo, insomma, il campionato non è di altissimo livello qualitativo. Quanto al Sassuolo, quello che ti posso dire io è che il Sassuolo ormai è una certezza. Il Sassuolo è una squadra che naviga sempre a ridosso della zona Europa League. Dionisi è un bravo allenatore. Hanno fatto la prima partita, no? Sono riusciti a vincere nonostante non avessero Berardi. Questo ti fa capire che comunque la squadra ha le sue alternative, giocatori di valore, perché comunque qualsiasi giocatore mettano in vendita o quantomeno glielo vadano a chiedere, no, non si Sì, oscilla tra certo. Sulla meno forza dei del Sassuolo non si 30-40 discute, milioni. anche se probabilmente bisognerà valutarlo meglio proprio nella partita con la Samp, perché nella partita con il Verona c'è stata l'espulsione di Veloso che di fatto ha condizionato la partita. Fino a Sì, quel però la momento il mentalità della Verona squadra è non rimasta aveva la stessa. demeritato. Cioè, Dionisi segue, no, la filosofia anche di De Zerbi. Si vede che quella è una squadra abituata a giocare a calcio. Poi è chiaro che comunque hanno anche qualità, perché il Sassuolo, insomma, si trova lì e si è trovato lì negli ultimi anni, non solo perché c'è il merito dell'allenatore, in questo caso De Zerbi, e magari glielo auguro a Dionisi, ma anche perché è una squadra qualitativa. Quindi vedremo, ma io insomma, su Sassuolo hanno un grande vantaggio, grande società, un grande amministratore delegato che è Giovanni Carnevale, e soprattutto non hanno pressione, e questo aiuta tantissimo. E la Roma invece, per quello che hai visto fino a questo momento, per le tue sensazioni, che stagione potrà disputare in campionato e anche in Europa League? Ma sai, io la Roma, ecco, non la vedo candidata allo scudetto. Io non la vedo candidata allo scudetto la Roma, però per quanto riguarda il discorso della Champions League, è una squadra che secondo me, grazie anche al valore del suo allenatore, grazie anche alla sua personalità, può sopperire a qualcosa che le può mancare in questo momento. Innanzitutto hanno fatto un grande acquisto con Abraham, perché io credo che questo ragazzo abbia delle ottime qualità, insomma, molto forte, lanciato nello spazio, è travolgente, quindi se riesce anche a modularlo un po' tatticamente Mourinho, io credo che possano veramente diventare un giocatore top a livello internazionale. Mi manca probabilmente ancora qualcosina a livello qualitativo, forse a centrocampo, però è una squadra che secondo me ha una sua struttura, ha recuperato un talento come Nicolò Zaniolo, che sarà fondamentale anche per la nazionale, e quindi io credo che da questo punto di vista, insomma, la Roma, anche se non giocherà in maniera estremamente brillante, perché sono un po' le caratteristiche delle squadre di José Mourinho, no? Quelle di essere più solide che spettacolari, però sono convinto che da questo punto di vista, insomma, la Roma potrà fare un bel campionato, non per vincere lo scudetto, ma per stare nelle prime quattro, sì. Va bene, direttore, mi è piaciuto il modularlo tatticamente, questa espressione Vabbè, sicuramente e ogni tanto ti interessante. regalo qualche piccola gioia, Sì, eh? no, anche spesso, più di ogni Io tanto. sono. Comunque ti faccio i complimenti anche per le interviste che hai fatto in questi giorni, quindi Ti bravo Lorenzo. ringrazio, ti ringrazio. Grazie al direttore di TV Radio Niccolò Ceccarini. Buon proseguimento di serata.
A presto, ciao. Ciao. Bene, riprendiamo adesso alcuni dei temi che abbiamo trattato con il direttore di TMV Radio Nicolò Ceccarini. Sentiamo, lo abbiamo fatto nel corso di queste settimane, comunque andiamo a ripercorrere alcune delle interviste più interessanti che vi abbiamo proposto. In questo collegamento della Roma parliamo insieme ad un grande ex giallorosso come Franco Peccenini e parliamo con lui di Abraham, che ha stupito tutti al suo esordio con la maglia della Roma contro la Fiorentina domenica scorsa. Sentiamo Peccenini. Considerando il fatto che poi tra le altre cose era la prima partita, sai, non conosceva i compagni, non conosceva magari determinati movimenti, ma comunque ha messo in mostra tante buone qualità che sicuramente faranno esaltare il gioco di Mourinho. Quindi insomma, a tuo parere farà dimenticare velocemente Dzeko, saprà sostituirlo al meglio? Beh, non correrei troppo perché troppe volte, mi viene in mente Petro, l'anno scorso le prime partite di Petro, che ha fatto una partenza sfavillante e poi si è perso strada facendo. Mi auguro e non credo che sia il caso di questo ragazzo perché ho visto che ha delle grandissime qualità, sia fisiche, sia tecniche, sia di potenza. Quindi immagino che possa sì, potrebbe far dimenticare Dzeko in fretta. Anche perché ha un compagno di reparto, quello Shomurodov, che non è assolutamente da sottovalutare. Devo dire che fanno una bella coppia di attaccanti. La Roma ha una bella coppia di attaccanti. E Abraham ti ricorda qualcuno in particolare tra gli attaccanti del passato? No, perché rispetto agli attaccanti del passato, lui ha nella mobilità, nella potenza, nel fiuto del gol, qualcosa che non mi riconduce a qualcuno che io ho conosciuto, che ci ho giocato insieme, devo dire la verità, sì che ne ho visti tantissimi di attaccanti con qualità una diversa dall'altro. Mi sembra che questo ragazzo abbia delle qualità fine a se stesso molto, molto buone. In effetti, nonostante abbia una struttura imponente, riesce anche a essere molto veloce e a bruciare anche i difensori avversari sullo scatto. Ha delle qualità veramente incredibili perché ho visto alla rapidità una potenza fisica straripante, una velocità che considerando la statura, perché mi sembra che sia 1,90 m o giù Qualcosa in più, di lì, sì. insomma, ripeto, guarda, mi ha sorpreso favorevolmente. Io sono stato uno di quelli che praticamente si è permesso di dire che forse 45 milioni la Roma aveva speso troppo per questo attaccante. Ma se il buongiorno si vede da mattino, se le qualità di questo ragazzo sono quelle che possono essere anche migliorate, io credo che la Roma abbia fatto un grande acquisto. E in generale invece la Roma che impressione ti ha fatto contro la Fiorentina? Perché nel primo tempo, nonostante anche la superiorità numerica, è sembrata in difficoltà. Io come continuo a dire che mancano due cose alla Roma. Manca un centrocampista d'ordine, un centrocampista d'ordine che abbia una spiccata personalità e soprattutto delle caratteristiche di impostazione del gioco, perché nonostante Veretout abbia fatto anche una buona partita e l'abbia poi arricchita con due gol, però non può cantare e portare la croce sicuramente. Ci vuole un centrocampista così come lo vuole Mourinho, perché credo che lo stia reclamando dal primo giorno che è arrivato. Guarda, quello che mi sorprende è che l'unico giocatore, l'unico come caratteristiche, diciamo che gli serviva a Mourinho, che ha detto che gli serviva, era un centrocampista. Hanno preso di tutto meno che il centrocampista. Però, unitamente al centrocampista, io credo che o recuperano totalmente Smalling oppure devono cercare un difensore con, anche in quel caso lì, con una spiccata personalità che sappia gestire il reparto, un reparto che facendo seguito a quello che è stato l'anno scorso, perché è stato un reparto che ha preso una marea di gol, si è visto anche domenica che ci sono stati dei svarioni difensivi molto pericolosi e quindi deve assestare la difesa e deve assestare il centrocampo. Però sono due accorgimenti facilmente raggiungibili, quindi credo che Mourinho lo sappia e lo sa anche la Roma. E questa Roma quindi che margini di miglioramento ha secondo te e a cosa può puntare? Può entrare quest'anno in Champions? Io credo di sì. Io credo di sì, se naturalmente andrà a completare l'organico. Come ho detto, secondo me mancano due giocatori importanti. Uno ce l'ha, un giocatore importante in difesa ce l'ha perché Smalling ce l'ha. Bisogna vedere se questo ragazzo riuscirà, insomma, a superare tutti questi infortuni continui, perché sai, fare a meno di un giocatore
come Smalling, affidarsi alla freschezza atletica, ma anche a diciamo così, tra virgolette, l'inesperienza di tanti ragazzi giovani che stanno in difesa, credo che sia abbastanza azzardato, perché tutti quanti stanno lì ad elogiare, dicevo anche, credo proprio con te ci siamo sentiti proprio alla vigilia, dicevo che Mancini come attaccante funziona, come difensore ancora non funziona come dovrebbe, no? Ecco, io credo che se Mancini riuscirà a trovare quella tranquillità, quella serenità, perché lo vedo troppo istintivo, ancora sembra un giovane alle prime armi per l'istinto che mette in campo. Bisogna usare anche il cervello in difesa, perché sennò altrimenti si va incontro a degli inconvenienti non indifferenti, a dei problemi non indifferenti. Ecco perché uno come Smalling sarebbe importantissimo, perché sarebbe una grande guida sia per Mancini, sia per Ibanez, sia per Kumbulla, che sono tutti ragazzi che hanno delle buone qualità, però ancora gli manca qualcosa per essere completi. Senti, sempre in generale, a tuo parere sarà una Roma, anche per quello che si è visto fino a questo momento, che baderà soprattutto al sodo, sacrificando qualcosa sotto il profilo dell'estetica? Beh, il gioco di Mourinho, eh. Non è Certo. che ci potevamo aspettare qualcosa di diverso. Mourinho ha sempre predicato questo credo, e quindi immagino che anche a Roma baderà soprattutto al sodo e meno allo spettacolo, però poi alla fine lo spettacolo lo fanno i risultati. Se ci sono i risultati, c'è anche lo spettacolo. Torniamo a parlare del Napoli adesso perché nel corso di un collegamento con Giampaolo Saurini, ex tecnico della formazione primavera dei Partenopei, abbiamo cercato di capire se effettivamente la squadra di Spalletti possa puntare allo scudetto. Sentiamo che cosa ci ha risposto Giampaolo Saurini. Ma io l'ho ribadito sin dall'inizio, se il Napoli rimane con questa rosa qui, anche se non dovesse prendere nessuno o magari un colpo last minute, che ne so, o a sinistra o in mezzo al campo, il Napoli ha una squadra fortissima. Basti pensare al girone di ritorno dell'anno scorso, la squadra è la stessa, il girone di ritorno dell'anno scorso hanno fatto tantissimi punti. E quindi si ritrova comunque già un lavoro fatto con un allenatore che attua lo stesso modulo di gioco dell'anno scorso e quindi sono anche avvantaggiati perché la squadra gioca da tanto tempo insieme e naturalmente questo è un vantaggio per un allenatore nuovo che arriva. Qual è invece il tuo pensiero su Osimhen? Perché è stato pagato tanto, però questo giocatore è stato sfrenato dagli infortuni e poi comunque si è reso protagonista di atteggiamenti discutibili, vedi l'espulsione rimediata nella partita d'esordio di domenica scorsa. Osimhen per me è un ottimo giocatore, un giocatore che potrebbe esplodere da un momento all'altro, ha qualità comunque importantissime, sia fisiche che naturalmente di area di rigore, deve migliorare assolutamente un po' nella gestione della palla a livello tecnico, però Osimhen ha ampi margini di miglioramento. Deve migliorare anche un po' nella sua gestione a livello caratteriale, perché magari commettere un errore del genere come ha commesso nella prima giornata ti può magari compromettere una partita. Adesso, la partita è andata comunque bene, il Napoli ha giocato contro un Venezia neopromossa, se magari c'era una squadra di una caratura, magari più alta poteva lasciare il Napoli in 10 e magari la partita la poteva compromettere. Però Osimhen è un giocatore di grossissimo avvenire, insomma, di grande prospettiva. Quindi io credo che possa veramente migliorare ancora, che possa diventare, consacrarsi nel campionato italiano. E adesso, prima di salutarci, vi riproponiamo l'intervista ad Albano, icona assoluta della canzone italiana, con lui alle Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi. Abbiamo parlato anche di calcio, in particolare della nostra nazionale. Sentiamo dunque Albano. Grazie. Albano, Prego. lei qui in Versilia Lei, non è proprio. lei o lei? Tu Sì, in Versilia non sei buonasera. propriamente di casa, però comunque stasera ti senti propriamente a tuo agio. L'Italia è casa mia. Sono nato in Puglia, ma l'Italia è casa mia da 55 anni. L'ho girata in lungo e largo e ho belle radici un po' dappertutto, come la gramigna, vai. A proposito dell'Italia, tu non sei un tifoso di calcio straordinario, però comunque hai gioito per gli azzurri, Beh, gli sì, europei. io sono
amante della nazionale e poi quando vince divento il più italiano degli italiani. Poi contro l'Inghilterra ha sapore particolare. Ogni tanto bisogna saper vincere. Che cosa ti ha colpito in particolare dell'Italia? La classe, l'unione, la bellezza di avere un gruppo così coeso, così pieno del sentimento dello sport positivo e soprattutto la positività del risultato. E Mancini ha saputo creare questa positività? Mancini è stato grande, è veramente grande. L'ultimissima, se tu dovessi scegliere... Mancini ha tirato un tiro mancino all'Inghilterra. E se tu dovessi, se tu dovessi scegliere una squadra del cuore, chi sceglieresti? Una squadra che ti piace? A me piace guardare lo sport in una maniera totalmente differente, nel senso che se vedo una squadra che gioca bene, l'apprezzo. Se vedo la Fiorentina o il Milan o l'Inter che giocano bene, parteggio per chi gioca bene. Stasera che cosa regalerai al pubblico? Non te lo dico adesso, ma te lo dirò stasera. E dunque, dopo le parole di Albano, siamo arrivati alla conclusione del nostro TMV News. Appuntamento a lunedì. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.